Un caro saluto a tutti dal portale Armonia e Artisti Albanesi, dal giornale Armonia e Artisti Albanesi. Siamo qua con Manuel Moscati, cantante, 28 anni, di Roma, Ciao! concorrente di questa edizione di X Factor Albania. Eh sì! Eh sì, Manuel, raccontaci un po' della tua esperienza. Ma io ho semplicemente eseguito l'esperienza dell'altra ragazza italiana dell'anno scorso, Sara. Ho deciso, dico, beh, perché non provarci? Quindi mi sono presentato a Tirana, ho fatto tutte le audizioni, le ho superate, la prima, la seconda e la terza, e poi mi sono ritrovato all'interno del programma. Quindi, insomma, sono uno dei prossimi concorrenti di X Factor. Perfetto, e noi ti facciamo i migliori in bocca al lupo in Grazie, questo cammino verso il successo, grazie. Speriamo, dai, speriamo, speriamo. che questa volta la stai cercando in Albania. Sì, è giusto andare via dall'Italia ogni tanto, anche perché lo scambio ormai c'è da un po' di anni, molti Appunto. albanesi vengono in Italia e tanti italiani Come stanno anche lo tornando sottoscritto, volendo venire. È giusto, come anche lo sottoscritto, il sottoscritto qua assolutamente, che si imbarcò nella barca di ma amici. Certo, poi l'arte non c'ha confini, no? Insomma, quindi la musica dà unisce la suonando confini, musica, dove vai, appunto. vai, l'importante è che c'è arte. Certo, ma poi X Factor parliamo di un talent appunto mondiale, quindi ovunque lo fai, importante è che il brand è quello e No, diciamo la assolutamente, poi visibilità è quella. soprattutto qui ci sono quattro giudici forti, insomma, il mio Appunto. coach Alban so che è abbastanza conosciuto qui, è molto Sì, sì, famoso, sì, quindi sì. io sono onorato di avere lui come giudice, Ecco, e dacci un po' le tue impressioni riguardo Tirana in questi giorni che la stai vivendo, come ti ecco. Allora, sembra? assolutamente moderna, una capitale europea moderna. Mi piace l'idea proprio che è giovanile, quindi locali, pub, discoteche, anche appunto quella dove sto stasera. E la gente è comunque accogliente, anche soprattutto nei confronti degli italiani, quindi hanno una buona idea, ecco, insomma, Certo, degli impatto. italiani, un buon impatto, bellissimo. E no, mi piace molto, poi spero di poterla visitare ancora più dettagliatamente, per ora stiamo facendo molto Ma di loro, quindi sicuramente, adesso ho che ci visto siamo ancora poco, conosciuti. però insomma. Sì. Allora, che chiederti altro? Se diciamo potresti fare il primo posto, dedicheresti la vittoria a? Beh, direi dedicherei la Non si sa vittoria. mai, quindi No, io. io lo spero, me lo auguro a tutti quelli che, insomma, in questi anni hanno creduto in me. E poi anche a questo paese che mi ha dato questa possibilità, soprattutto, no? Insomma, perché in Italia non ce l'ho avuta, qui ce l'ho e quindi mi auguro di poter contraccambiare Sì, in ma qualche poi modo. ti assicuro, perché io faccio il pendolare, faccio avanti e indietro con Certo. l'Italia e l'Albania, che praticamente qua ci stanno così tanti italiani che a me spesso mi sembra che sto in Italia. È E vero, questa è una cosa è vero, è proprio vero. bellissima, che ti farà stare al tuo agio e ti No, ma sentirai sicuramente quasi tutti meglio. gli albanesi parlano italiano, ho notato questa Sì, cosa, è quindi vero. è come se fossi a casa. Verissimo. Questo è verissimo. E in Italia hai provato Ma in qualche Italia, casting? sì, qualche anno fa anche io ho fatto la prima puntata d'Amici nel 2011 Ah, ho capito. e insomma ci sono state delle cose, Perfetto. piano piano, insomma. Ok. Allora, dal giornale Armonia e Artisti Albanesi e tutti i follower che hanno i nostri siti, ti facciamo i migliori in bocca al lupo, ti Crepi. seguiremo e ti voteranno sicuramente. Grazie mille a tutti. E in bocca al lupo. Crepi, ciao, ciao. Ciao.